Buonasera, hola, Ricky Santa, dov'è Ricky? Dov'è Ricky? It's possible, Ricky? Ricky Wasabiotto? Eccolo! Grandi catture del buon Montesano? E buonasera al nostro Ricky! Robin Bacci, com'è andata oggi la giornata, Raffa? Visto qualche catturina, anche oggi noi eravamo a Capedani, te l'ho scritto di là su Teams, sul nostro ragazzi, vi ricordo che Teams va a sostituire il gruppo di IDP su Facebook. Allora, io apro subito stasera Fishing Planet, perché oggi ho fatto un'oretta, ho riempito la NASA con un'altra trauta che ho pubblicato sul gruppo sempre di Teams di Fishing Planet. Salute, scusate. Come sapete, per tutti coloro che sono nuovi qua su Twitch di Itinerari Pesca, qua siamo volgari, siamo cacciaroni, siamo veramente fuori da ogni controllo, per il semplice fatto che siamo in relax, un'oretta la passiamo insieme, come? Ma mai abbandono anche Telegram? No ragazzi, però non ci scrive nessuno. Allora quasi quasi faccio un Teams di Twitch, ascolta bene Ricky, faccio un Teams di Twitch dove ci metto i mod, i VIP e i sub. Che ne pensi? Lo faccio privato solo per noi. Vabbè, solo due cave da nozze, te fa conto oggi fanne sei che ci servivano per il video da bestemmie, perché ti spiego, se li potevamo fare, dicevo, se li potevamo fare a Barn, mamma mia, lì a Lunenze ce ne fanno spicini, manca rotante, un po' meno ondulante. Dove vai lì? Vabbè, comunque non ti fa gomma, non è stata assolutamente semplice, però ci si è fatta, dai. Dove vai, buon Ricky, sabato? Dove vai? Allora, siccome sono le 5 e mezzo del mattino, mi sposto un pochino più sul fondo. A parte, voglio fare il pro, aspetta. Z. E cambio l'esca così a schiccherino. Là. Con il triple runner, vai. Bell'aria. CHR. Addio. Nella mia, ti chiedo scusa per la mia ignoranza. Bell'aria? Dov'è? No ragazzi, figura, che fatia. Oh, ecco il caos, bentornaos il nostro caos. Allora gli facciamo fa il gioino, quello dondolino, vedi, ticchete, perché il gioino dondolino fatto però su quell'altro funzionava, come ha detto il nostro buon Filipposo, quindi vorrei provarlo. Eccolo, così riesco a far andare un pochino più giù. Grande. E vorrei provare anche sul tripod runner, sui 6 metri, per vedere come va. A gomma non riesco, solo con i rotanti, molto piccoli. È anche vero che il posto è un torrente con poca acqua e le misure massime sono poco più grosse di quelli che ho preso. Hai fatto, sei divertito, sei stato bene, è stata un'esperienza, a posto. Lo sai come la penso io, non conta che il pesce sia grande quando lo vai a catturare, ma che tu ti sia divertito. Io a Caos mi sono fatto portare delle volte in dei micro torrentini e mi sono divertito come un matto a far trote che erano dell'affarineo, sì. Però mi divertivo come un matto. I shot the share. Sopra Rimini, buono. Allora fra il 15 e il 16 luglio vieni a trovarci Senatico, vai. Il lago lo dico. Cattura sotto sponda. Vola! Mia mini trota, vola mia mini trota. Brook Trout 1,135 kg. Caos è la sfiga. Poco prima di entrare in live ho fatto un'altra trota da 13 kg, mi sembra. Ho messo la foto su Teams. Yeah. I'm shot sharing, tattattino, tattarirana, tiritititititita, e poi
lascio, che succede? Non dovrebbe tornare su? E invece rimane fermo lì a mezz'acqua. Ah, questo riesco a far dondolare verso il basso se lo spingo un po' oltre. Però non lo so, mi ha dato una trottina, vediamo un attimo se dà qualcosa di più. E vabbè, ma tanto è sempre così, buon caos. Si è presa caos, ma una razzata di vele serie oggi, eh. Mamma mia. Che razzata che abbiamo preso. Comunque, squadra che vince non si cambia, quasi quasi rimetto quello di prima. Faccio 2 giorni, mio zio mi ha chiesto se gli facevo compagnia, che dobbiamo andare a prendere mia cugina e mia zia. Fatto bene, almeno ti fai una girata. Ma scherzi. Ti fai una girata, ti fai una passeggiata, ti fai una guidata. Aioia, vedo l'ora di farvi vedere le modifiche di Augusto, però prima si mandano naturalmente i patroni, perché ragazzi, tutto il bene, ma i patroni cacciano il grano peso. Allora, caos, 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 stasera esce il video dei patroni. Stasera l'ho girato al volo, anche quello prima di Fishing Planet, l'ho girato su Fishing Planet. E esce stasera dopo la live, dovrei riuscirlo a far uscire. Se sentite Righi and Company, ci siamo, è uscito. Faccio anche un paio di giorni. Quello mi sembra regolare, portarsi sempre la canna da pesca. I shot the sharing. Oh. Che stanchezza, c'ho una stanchezza addosso, canzafronda. E domani siamo di mattina e entro alle 7, yeah! Entro alle 7 e c'ho i prelievi ancora più, yeah! Più c'è l'equip. Quante cose. Gli altri prendono, dice, ma perché gli altri prendono? Perché gli altri sono in altri orari. Noi ragazzi siamo. Arrivo a galla. Siamo in un altro orario. Le catture ho visto che si fanno comunque dopo le 9 e le 10, eh. Prime ore. Non credo poi mi permetta di fare un time skip, però ci provo, eh. Fa un time skip, però aspetta un po', perché non vorrei. No, no, tengo che ora in salita. Sai cosa? Ma lanciamo un pochino qua, un pochino a macchia di leopardo per vedere se si smuove qualcosa. Ah, che pesci potrei prendere in Adriatico? Allora, ci sono. C'è pieno! Pieno di aghelle. Attenzione ai munghi, mi raccomando, perché quelle due specie lì. E attento soprattutto al gava. Il gava, quello faccio attenzione perché è pericoloso. Predatori, tutte e tre, aghelle, munghi e gava. Sono tre specie ittiche che. Da riva, li fai tutte e tre da riva. Anzi, è più facile farli da riva che in mare aperto. Caos, fa la finta di ride. I'm shot the sharing. Insomma, sto sistemino via ora non funziona più. Ha funzionato fino a Alia di farlo sdindola il pifferino lì. E ora non spiffera più. Non funziona più. Perché? Perché non funziona più? Poi qui c'è lo scalinozzo e ci peggio in volo. Arrivato in zona luce allora a sto punto. Vado a prendere quelli se è troppo freddo per le trote.
I'm shot of sherry. Non male. Via, prima di andare in zona luci per vedere un attimino se là, a parte, prima di andare in zona luci facciamo così. Allora, tuppete, Ancient Runner e vediamo un po'. Opa, nella zona quella puntinata, chi è che smessaggia quest'ora? Se mi smessaggiano ancora versione live. Bergamiomo. Mi pareva strano che non arrivasse l'ora i messaggi di lavoro. Tiri tirero tararero tararara. Aspettate un attimo. Rieccoci. Ma che? Allora, oh, rieccoci qua. Dicevamo, a me domani arriva lo Shimano 3000. E che Shimano cosa? Shimano come? Domani vado a prendere un mulinare nuovo 3000, vedi? Il cane della prateria ti prende e ti porta via, lontano! Il cane della prateria ti prende e ti porta via. E quindi vediamo se sistema un po' la telecamera, la buca. La buca, la buca. E la fava, no? La buca. A me sti cosi non mi tornano. Via, proviamo ad andare alla versione. Version. Yeah. No, e sono dove ero prima. Così non funge. Ah, riproviamo qua giù. Vediamo se si riesce a fare due ciuccetti. Facciamo due ciuccetti. Là, mettiamo in auto recupero che almeno andiamo a ricontrollare messaggi del lavoro. Che ho preso? Un micro pesce cava? Ma non ci credo! Ma dai! Ma cos'è? Ma dai, ho preso un persico con un persico! Caos! E che cos'è? Ma te guarda che roba! A soldi come sto messo? La merda! Che serve? A soldi? No, a soldi benino, benino, benino. Fa un po' vedere? No, sono 27.900, quasi 28.000, dai! Però io volevo fare magari un luccio. Che dici? Boom. Voglio dire, vabbè. Vado a rispondere a un messaggio di lavoro.
Bene, proprio quando un guardo faccio luci, perfetto così. Quando vado in automatica arrivano i lucetti. Va bene, si fa ciccia. Facciamo quantitativo nel mentre che si cerca un attimino di pam. È colpa mia che non ho spostato i soldi. Yeah. Della prateria Shimano FX C3000 Caos, mi dica cosa ne pensa lei, Caos, che è un conoscitore profondo della Shimano. Io, ragazzi, ho fatto una marea di acquisti e ho messo anche un masturbatore. Oh, pesce, pesce, attenzione, questa zona qui ora rende, rende. Ho messo anche in lista acquisti un masturbatore, Caos, per far due risate. Però costa troppo, non c'ho i soldi. Dai, cosa abbiamo qua? Oh, ancora Northern Pike. Da dove c'è? Non conosco. Allora, volete vedere i miei ricetti? Madonna mia, ragazzi, il lavoro però. Via, su. Un po' più di sesso. Allora, e meno lavoro. Volete vedere i miei acquisti recenti su AliExpress? Volete farvi i cazzi miei? Eh? Se volete, scrivetelo nella chat e sarò disponibile a mostrarvi i miei ultimi acquisti su AliExpress. Yep, subito richiesta, eh? Curiosona! Tu è curiosona, aspetta che ci sta pesce grossa. No, non grosso, ma insomma, pesciolozzo che fa tanto casa. Non mi sposo, se qui mangiano, ragazzi, per ora rimango qua. Per ora rimango qua. Sì, ho aumentato una tacchetta. Insomma, oh, e sti cazzi, avvocà? Dai, eh. Pensavamo che fosse amore, e poi invece era un calesse. Oh, ma allora. But you are a salmon? Salmone is possible? Is possible? Salmone 8, molto 8. Braccino, spallina. Oh, dai, salmonzio. Bilonzio salmonzio, vedi? Salmoncino. Vabbè, 4,4 kg. Butta via! Se via, proviamo. Ah, facciamo così, uschiamo un attimo. Che vado a vedere se c'ho qualcosa su AliExpresso. Aspettate, perché prima di farmi vedere il mio carrello, bimbi, ho tutto il bene. Se poi c'è della roba pornografica e mi bannano il canale. Non c'è la roba pornografica, si scherza. Finché si scherza, dai. Sì, cariasse però. Polentino, eh. Allora, questo vi si può far vedere, questo vi si può far vedere, questo vi si può far vedere. Questo è tutto, vabbè, insomma, abbastanza. Questi sono gli acquisti che devono arrivare. Arrivo, bimbi, un secondo solo che vi si fa vedere i recenti acquisti di AliExpress. Questi sono già arrivati. Questi sono già arrivati. Quindi sì, vi posso far vedere la prima pagina. Allora. Ah, appena la carica, ragazzi. Allora, andiamo su Webnet, se non mi sbaglio. Oh, eccoci qua. Scorri. Questo lo leviamo. Vai, leviamo tutto, lasciamo solo queste cosine qua, vai. Allora, ci abbiamo intanto questi, che sono carucci, che questi sono per Augusto. Io odio il casting, quindi ti consiglierò sempre lo spinning.
Allora, abbiamo comprato sta cosetta qua caruccia. Uno è questo e uno è questo, due cuscini per Augusto. Questo pure gli assomiglia, quindi che fai? Non lo prendi. Costa una bischierata 2,50, ne abbiamo presi due. Uno così. Aspetta, vediamo un po' se ci sta. Ecco, uno così. E uno l'abbiamo preso così. Ah, che belli da mettere in dinette. Poi abbiamo preso, vediamo un po', i vari contenitori. Vedete, abbiamo presi due grigi, due azzurri, due arancio, perché di tre diversi colori, un totale di sei contenitori. Andranno nella borsa da specialist e serviranno per mettere tutta la parte che riguarda appunto la minuteria dello specialist. Togliendo il borsino della Decathlon, ci saranno questi piccoli spazi regolabili. Il rosa non l'ho preso perché lo volevo lasciare a caos. Quindi questo qui ci servirà per, naturalmente è molto modulabile a livello di spazi, per mettere tutta la parte del feeder. Magari metterò, che ne so, nei due contenitori azzurri pasturatori, in quelli bianchi metterò ami e altra minuteria, in quelli arancio fuoi e fiamme. Ora vediamo un po'. Comunque, questi sono i contenitori. Poi ho preso 50 pezzi di anellini da 2 mm in metallo che mi servono per fare i rig. Faccio vedere. E poi vi faccio vedere anche che ho preso il tungsteno, che l'ho preso in 15 grammi, l'ho preso verde, nero e marrone, quando bisogna fare gli inneschi pop-up. Allora, questi sono gli anellini, questa è la funzione, vedi? Mi servono questi. Ora vediamo un po' se si vede anche la foto. Vedi, l'uso è questo qui. E bla e bla e bla. Ognuno poi usa quello che gli torna meglio. E poi c'è il, come vedi, c'è il vario tungsteno che ho preso nelle tre colorazioni. L'ho preso sia verde che marrone che questo colore lì. Sembra nero, insomma, colore scuro. Poi, altre cosine che abbiamo comprato, i line aligner. Non li uso quasi mai, preferisco lavorare direttamente sulle montature. Il filo in tungsteno. Questi qui, vedi, line aligner sono quelli che hanno questa funzione, cioè negli ami che non vanno di per sé con una piega adeguata, ci pensa il line aligner a dargli la curva giusta per la mangianza. Non c'entra nulla questa cosa qua, però vabbè, cinesi sono cinesi. Che volete? Allora, il tungsteno serve nel caso che tu debba fare un... Te non hai guardato Specialist Academy, testa di cazzo. Il tungsteno serve perché quando devi far sta... c'è una pop-up, o comunque un mais fake pop-up, il tungsteno messo vicino all'amo ti fa alzare solamente l'amo e la pop-up. Onde evitare che la pop-up ti porti su tutto il finale. È una piombatura. Ok? Con la differenza che il tungsteno è morbido, lavorabile, e non ti va a lesionare il terminale. Potresti mettere anche un piombino, ma il piombino rischia di lesionarti il filo vicino all'amo. Poi questa è una ganzata atroce, e poi queste invece le ho prese perché, le ho prese parecchie di queste qui perché servono molto. Questi qua e questa situazione qua. Allora, ho fatto, come vedete, in passato ho fatto la stremenata di acquisti per la trota quando dovevo partire per il Giappone. Ora invece, preparandomi per il periodo della carpa, che per me sarà settembre-ottobre, se ne parlava con Caos. Allora, questi sono una figata. Guarda questi Caos per il D-Rig, che figata che sono. Ti fanno un pochino da eyeliner, da allineatore, ma soprattutto ti fanno il D-Rig. E io questi subito al volo presi, miei. Poi, questi qua. Guarda che topatine, questa è tutta la montatura, Caos la conosce benissimo, è tutto il necessario per fare una montatura running di base. Quindi la montatura che fai con questi qui per lo specialist sono veramente top. Questi per lo specialist sono eccezionali. Questo è il col piombo a perdere, lo sgancio col piombo a perdere, e questi vabbè, tutta con l'antitangle, lo sgancio rapido e via. Per lo specialist è la fine del mondo. Vabbè, termorestringente che io utilizzerò veramente poco, se non per farmi finale direttamente a casa, però
Si prende, costava 2,50, 30 parti l'ho preso. Mi ricordo neanche che taglia ho preso io. Se non mi sbaglio ho preso quella mista. Sì, infatti ho preso un pochino mista. E tanto non è che ne faccio un uso esagerato. E poi questo, guarda bellino Caos, questo montaggio che mi sembrava molto carino perché è sempre simile al Running Rig, come puoi vedere. Ma di particolare che come vedi ti fa di per sé da solo da anti-tangle con questa tipologia appunto di montaggio. Secondo me è carino da provare, interessante. Ho preso 10, 10 e 10, sempre per naturalmente. Poi vedete, guardate come sono precisi i cinesi. Usage Diaplay, no display, ma Diaplay. Bestie, bestie, ma veramente le bestie proprio. Poi, in ultimo che abbiamo preso, abbiamo preso questo, questo e questi due giochi. Allora, mi pare familiare. Allora, piripiripipa, pimpopin. Questo, ragazzi, vabbè, sono damboline pop-up che mi serviranno principalmente per il feeder, ma si possono utilizzare anche per la pesca della carpa. Un piccolo tips che vi do così al volo: perché ci sono dumbbell bicolore, una nera e una gialla? Perché in base alle condizioni di luce. Come vedete, la dumbbell viene posizionata in questo verso, maledetta sua madre. Vedete come viene posizionata? In questo modo qua. Quindi, in base alle condizioni di luce, di solito si mette il nero sotto, se non mi sbaglio, e il giallo sopra. Che cosa significa? Che se la carpa, questo diciamo si fa nella pesca zigrig, se non sapete cos'è la pesca zigrig, fatevi una ricerca su Google, non voglio spiegarvela. Perché? Perché la carpa passando da sopra vede il giallo che contrasta col fondale, passando però da sotto vede il nero che contrasta con la superficie dell'acqua. Quindi in entrambi i casi l'esca risulta molto visibile. Nel feeder il bicolore non serve a un cazzo. Però c'erano dentro, ce l'ho preso e vaffanculo. Le proviamo, ogni tanto lo sapete che mi piace prendere un prodotto da buttarlo lì nel mezzo e provarlo. Però io in tutto questo non ho guardato le informazioni dello streaming come erano. Vediamole un po'. Date pazienza che le risistemo. C'è da smuovere il lago. Ah, invece facciamo così, un po' fishing, un po' ali, vai. Ah, abbiate pazienza, ma mi dimentico sempre di sistemare le informazioni al live. Ce la posso fare? Oh, un po' fishing, un po' ali. Va. Ora ci si torna poi su AliExpress, su Fishing Planet. Allora, questi qua cosa sono? Oh, vedi, questo ce l'hanno scritto bene display. Vedete, sono dei chiccolini che si mettono lateralmente e fungono da fermi per poi posizionare l'anellino. In questo caso, qua c'è anche una vite che a noi non ci interessa. Però servono per posizionare la nostra buoy precisamente sull'amo. Ok, sono quelle piccole parti di minuteria che è sempre bene avere da tenere lì, costano poco. Adesso invece questo gioco cos'è? Questo gioco è un guadino piuttosto ignoranto, non è inclusa la testa, però rispetto a una base che Chaos conosce bene, questo è un pochino più ticcetto perché avrà la funzione di essere il guadino travel dello specialist, quindi è un qualcosina di un pochino più ignucchetto. Oh, e dovrebbe arrivare a breve anche questo. In ultimo, questo l'ho visto da Matteo, mi è garbato, ho preso la versione cinese. Questo è il tavolinetto portatile, si mette dentro un sacchettino così, anche questo finirà nella mia borsa e ci permette di avere un tavolinetto prêt-à-porter per fare le montature, per fare tutto quello che ci interessa riguardo appunto. Ciao Marley.
montature anche per mangiarci quando siamo fuori. Ora qui mancano un po' di cose per finire, diciamo, il kit da specialist, poi ci faccio magari un video. Ma il guadagno è regolabile a vite. Il guadino. Quel guadino lì sì, è regolabile a vite. Noi abbiamo la versione quella più piccolina da street, che vedrete nella Street Fishing Experience. Ma naturalmente, questa è la versione da carp fishing. Allora, cioè, questa è la versione che io utilizzerò a carp fishing. Poi non è detto che sia da carp fishing. È da specialized per me. Perché lo specialist purtroppo al momento attuale non esiste veramente. Cioè, alcuni pescatori lo fanno. Io, oh, mi posso fregiare di questo. Lo sto creando. Perché la gente fa discorsi. Ma io sto creando le attrezzature da special, cioè sto facendo un vero e proprio kit da specialist e sto sviluppando insieme a Caos e a Matteo la tecnica dello specialist. Fatta bene. Non fatta alla Gianfrasò, che siccome si va in un canale dove ci sono solo Barbie, si dice che si va a fare lo specialista a Barbie. O va in un canale che c'è solo Brian e vado a fare lo specialista a Brian. Vaffanculo. Prateria! Lontano, Caos, ci sei? Oh, la schiena, ragazzi. C'ho la schiena a pezzettini, c'ho la schiena a pezzettini, yeah! Abbiamo un vento che porta fuori, vedi? Interessante da sapere. Allora, riproviamo. Però mi ricordo che mi aveva sbloccato un po' di robina. Allora, siccome ha sbloccato un po' di robina, guarda sto, no, popper, meno popperi, ma se si provasse un po' di popperaino? C'è anche questo jerkbait da Amo 3.0 18 grammi che non mi dispiacerebbe. Il triple runner così è bellino però. Anche sto cranchettino qui. 9 metri poi sarebbe. Vaffanculo, però non me li dà con la. Non me la dà con la moneta! Vaffanculo! Ma cagaris. Vabbè, si farà un po' di shopping quando torneremo in situazione. Vabbè. Allora. Ma qui provarci. Il triple runner. Proviamo. Bam! Vediamo un po' se il tripod runner in zona Lucio ci dà soddisfazioni. Là, aspetta un po', lì. Auto recupero. Come è andato subito giù il tripod runner. Ah. Mi dispiace di non potermi comprare tanta attrezzatura con gli schiccheri, con sordini, però l'ho promesso e non lo faccio. Promesso, ho preso la canna da pesca, ragazzi, perché ve lo ricordo, ero piantato all'Everglades, no, dove avevamo piantato? Non me lo ricordo, Caos. All'Everglades non si riusciva più ad andare avanti. Quindi per ritornare un pochino competitivi, ora che ci siamo sbloccati. Sì, ma sono di questa roba lì? Bah, chippiamo, vabbè, dai, se c'è questo stasera si piglia questo, non è che si fanno gli schizzinosi. Se c'è Lucci e si pigliamo Lucci. Ho voglia di fare dei siluri a spinning, ma semmai Caos, luglio come la vedi? Se ci avanza un paio di pescate. Di fare due siluriozzi a spinning, magari con un video alla Gianfrasone. Per saperlo, perché mi devo comprare canne da pesca. No, mulinelli ci metto, non lo so. Non lo so. Ah! Qualcosa mi invento. A parte non c'ho nulla per il siluro io. Ah, ma sei qua, Caos? Vedo che hai preso un boa boccia. Yeah. Ah, ma sono già le 10:05, fanciulli.
Tuturururu. Eccolo, Sottoriva, che è Sottoriva Cosina Brook? È Peranatrofi, dai, Brook Trout è Peranatrofi, che fai, la butti via, no, tamagni, che mi dici, la butti via, no, tamagni, mo è presa e mo tamagni, però volevo vedere se trovavo, l'hanno fissato, eccolo invece, vai, Erbuchetto! Lo hanno fissato il buchetto. Il buchetto. Facciamo andare giù. E voilà, autoritiro. Zacerozzo. Mamma mia, quanti messaggi che mandano questi ragazzi. Che clip hai fatto, Ricky merda? Una brutta persona. Ma sei una brutta persona! Ti odio, Ricky. Ah, brutta persona. Ma quanto. Va bene, allora queste clip qui sai che fa? Le mettiamo. Si fa una cosa. Si mettono. Ricky, scaricale e buttale nel Teams di Fishing Planet. Così perlomeno ti fa due risate. Però hai visto che, insomma, io tornerei a. Però aspetta, facciamo così. Ma che è successo? Perché. Ah, stavo lanciando. Proviamo un pochino il crankbait qui. Per vedere se muovendosi un pochino più superficiali si scacciola qualcosa. Ragazzi, mal di schiena. Lei è una brutta bestia. Tutto perché faccio gli sforzi. Ai 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 ai. Tarirarara. Ah, chi c'è? Chi è qui accanto? Se te è caos. Dopo ti guardi, appena recupero qui. E invece no, invece non lo so, perché anche questo struscia abbastanza sul fondo. Eccola, eccola cattura, caos, preso pesce, presa. Nel po' c'era la polizia provinciale a controllare tutto il mondo della pesca. E sulla sponda opposta i soldi con le reti indisturbati. Grande, ma tanto funziona così. Oh signore, che imbarazzo gli italiani. Che razza imbarazzante che siamo. Ora siamo qui tutti preoccupati. La seconda ondata di coronavirus. Ragazzi, è tutta una scusa per farvi fare vaccini, ragazzi. Ve lo dico io che sono infermiere. Abbiamo pagato vaccini a Bill Gates e ora vanno consumati. L'abbiamo pagai e ora vanno usai. E sanno il culo. Però io non lo uso, quindi, perché io mi curo a modino, da infermiere, come vitamina D, stando al sole. Sto al sole, faccio vita all'aria aperta e mi vado in cura al vaccino e al coronavirus, vai. E viaggio, non vedo l'ora di ripartire, buono, di andare all'estero. Austria in primis, Capoverde in secundis, Giappone in terza istanza. E se riesco vi faccio anche una live dal Giappone, ora vedo, eh. Non lo so, ma ci provo. Bello questo, è un bel biroldo, eh. E dai, oh. 4,6 kg è già un bel biroldino. Vero caos. Ciao caos. Amico, ciao. Praticamente noi siamo diventati la casa dei pescatori di Fishing Planet, su Twitch. Su Twitch, siamo la casa dei pescatori cialtroni, perché fra Fishing Planet, che è free to play, AliExpress e compagnia danzante, questa è la casa di chi c'ha i soldi. Siamo Twitcher senza, siamo streamer senza, siamo pescatori senza soldi. Questo jingle è offerto da Itinerari di Pesca. E sti cazzi.
Vi ricordo a tutti i ragazzi che adesso che siamo nell'orario di piena live, vi ricordo che ci potete trovare tranquillamente su YouTube, social, quello rosso, dove settimanalmente esce un video delle pescate, oppure su Itinerari di Pesca 2, sempre sul social rosso, dove vanno in replica le nostre live, dove ogni tanto, se voglio, quando mi gira il cazzo, faccio un vlog, così. Diciamo che è la parte più intima di DP. Nylon tutta la vita per il mare. Poi causa ti dirà treccia tutta la vita, tanto lo so. Vi ricordo anche che se volete trovare il fantastico mondo di itinerari di pesca, ci trovate sul sito www.itineraridipesca.net, dove trovate il modo di darci il vostro supporto con le donazioni, dove potete pure viaggiare con noi, dove potete scoprire tutte le novità di itinerari di pesca nel nostro blog, dove potete contattare, parlare, stare insieme ad altri pescatori in gruppi dedicati alla pesca sportiva nella nostra sezione Teams e dove potete, se volete, comprare il brand di DP nello shop. Quante cose, il nostro sito web. Il nostro sito web è anche applicazione www. Un cazzo. Scaricate Wix, andate sul nostro canale rosso, c'è il video, ve lo spiego. Poi guardate, lo metto anche sul sito, ora vedo. E qui abbiamo preso un altro pezzichino, trofi, bellino, trofeo, vabbè, chippalo, vai, per il mare nylon per 0,20 va bene, per me sì, cioè dipende appunto, hai detto bene causa, dipende da cosa devi pescare, per se, lo 0,20, se vai a serra, 0,20, a spinning del serra, 0,20 alla volta, 0,20 alla volta. Verga, parte la pubblicità, è spam, e adesso come si fa? Vabbè, però zitti zitti, tamo, cacchio cacchio, 23 kg, 24 kg, abbiamo fatti pure stasera, dai, dai. Dopo ritorno a quell'altro che ci facevo il luci, perché questo video vedo un po' sfragolines. A meno che per questi ultimi quarti d'ora, dato che sono le 7 e dovremmo essere in salita nelle catture, potremmo magari andare a utilizzare Gioppino dalla parte di là. Vediamo un po'. Ah, proviamolo di qua, Gioppino, dai. Guarda com'è saltata lì, mi ha detto, guarda, sono qui, lanciami qui. E io ti ci lancio, perché siamo, noi siamo ribellini, eh. Là. Però qui Gioppino, vediamo quello che c'è in Adriatico è dalla parte pure del qua del Tirreno, non è che, quindi se ci sono serra di qua penso ci siano, no, sono sicuro che ci sono anche in Adriatico. Vai, facciamogliela dondolà, vediamo un pochino se, che bel pezzo, se si riesce a fare uscì fuori un bel pesciolino, dai, salmoncino, un trotino lacustrino da 450 quintali, ali, mamma mia, dove ti lasciano andare a fare prelievi, eppure grossi, ah, sti giovani, secondo me ci prende anche col 20 però, eh. Oh, se strappi e sti cazzi, là, parapa, 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 pam, 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 pam,
tempo, pazienza. Dipende dall'artificiale. Perché dipende, cioè se vai a spinning è un conto, se vai a bolo è un'altra. Almeno, so, almeno un 25 portalo. Sì, no, per amor di Dio, però devi pensare a un altro particolare, Ricky.
Sono tutti artificiali cinesi, ma se strappi sono tutti artificiali cinesi che lasci in bocca un pesce. La cattura, vedi, ho detto una cosa bella, ho detto una cosa a favore dei nostri amici pesci e è arrivata la cattura. Non enorme, ma è arrivata. E questa 3 kg e 4, dai, piglia e porta a casa, piglia e porta a casa. Caussino, si rismuovono le trate. Si parte, si vola. Andiamo a Berlino. A Berlina. Vedi. Un film sulla bigiotteria, Il Signore degli Anelli. Dall'assenza con la mano sola, nemmeno guardo. Che stavo facendo il codice. Sono scordato. Allora, facciamo così, mandiamolo in autorecupero per un po', vediamo se in autorecupero funge. No, in autorecupero vedo che non c'è entusiasmo da parte dei nostri amici pesciolotti. Tarariro, tararero, tarariro, tararero. Allora, e cadde il silenzio in quella della nostra situazione. Che ho sputato, no? Ho avuto un'allucinazione visiva. Perfetto, ottimo ragazzi, arriviamo anche alle allucinazioni. Allora, amici del sole e della simpatia, proviamo a vedere. Allora, è già su il filo, però non so se è 0,20 o 0,25. Vabbè, bimbo, se vai in zone aperte, ricordati che i mulinelli sono dotati di frizione se non hai fili adeguati, ecco. Sfriziona tanto e spera bene. Poi bisogna vedere anche se la canna lo regge, uno 0,25-0,30 caos, perché se a volte si discorre, ma. A volte si discorre, ma. Lala. Non si sa quello che si dice. Ragazzi, potevo fare il cantante, vedi? Avevo un futuro io. Nel canto lirico anale sarei andato fortissimo. Massimi esperti di Fishing Planet, altri che quell'altri cartoni ci hanno provato. Ma noi, Chaos, dove sei? Dove sei? Amico? Ciao amico. Ma noi massimi esperti di Fishing Planet. Ah, si trasforma in un cazzapillole con i circuiti di mille favole. Dov'è Samu? Dov'è Foltesi? Dov'è Salva? Dov'è siete pezzi di merda? Dov'è Danny? Oh. Ma il cane della prateria. Ti prende e ti porta via. Lontano! Il cane della prateria. Ti prende e ti porta via. A posto, adesso sono felice, felicissimo. Devo essere proprio concentrato sul ritiro, vedi, perché devo essere più zen. Devo farglielo dondolare nell'avanti e nell'indietro, nel sopra e nel e sotto, perché altrimenti faccio cagate. Però
tutto questo, dato che mangiucchiamo un po' qua, mi è venuto in mente, ma se provassi per l'altro chioppolo. Salute. Il triple rana, ritirato linea a monte, triple rana. Proviamo il triple rana. Bam. Facciamolo andare un filino giù. Cos'è? Sporty, Temuniello, Sonic, The Hedgehog. Allora, vediamo un po'. Lo guardiamo tutti insieme. Tutti insieme, amici! Ragazzi, caos. Ma che le stai facendo le trotine, caos? Ma in realtà in un bacino così ampio come nel gioco, paga lanciare in mezzo, bisogna stare vicino alla riva. Ma ti dirò, Raffa, secondo me è anche vero che in un bacino del genere trovare trote di lago da 14, 15, 20 kg. Caos ti dirà: sì, no, ci sono. Però ti possiamo anche dire: non è che sia così facile, fa 90 kg di pesce. Però, diciamo, in un bacino del genere, io ti dico la verità: partirei muovendomi nel lungo sponda, tentando dove ci sono ostacoli sommersi, se li vedo. E piano piano poi mi avvicinerei, tanto l'albero là sarebbe subito appunto uno spot da tentare, sicuramente. E poi piano piano ti butti sempre di più verso il mezzo. Quando poi vai verso il mezzo, per gli esemplari magari più di taglia, giocando molto sul fondo e cercandole appunto sulla profondità. Bisogna vedere però come si muovono. Come lo vedi quel mulinello? Medium spuno con la mi boia. Come lo vedo quel mulinello? È un mulinello della Trabucco che paghi 18 euro, vuol dire che dalla Cina l'hanno pagato 4. Vi dico pari pari. No! Allora, che cazzo vuoi? Madonna! Dice, quello passa al convento. E allora si fa con quello. Cioè, ti devo dire che è bello. Secondo me, da AliExpress con la stessa cifra ci prendi un mulinello 20 volte meglio. Però se c'hai già quello lì. Scusa, uno deve fare di necessità virtù, fai bene. Allora se c'è solo quello si fa con quello. Che piano c'è? Bimbo, ricordati bene che l'attrezzatura fa tanto, ma se non c'è il pescatore dietro, puoi avere mulinelli da 1000 euro, ma se non sei buono a pescare, un pigli un cazzo. Vero caos? Vediamo un po' questi ragazzi lì. Il mulinello, per l'amor di Dio, poi anche un mulinello uno stella. Ma se non si fa un cazzo a pescare con lo stella ti ci fai una cosa sola, ti ci pulisci il culo. E uno con un mulinello da 20 euro ti fa un culo a capannello. Allora, o se no prendo uno Shimano. Dipende che lì, dipende dalla fascia che prendi, capito? Cioè uno deve fare ricchi col budget che ha. Se uno ha un determinato budget, fa con quel budget lì, ragazzi. Non è che tutti i giorni ci abbiamo palanche su palanche. Che cazzo ho preso? Era ancora persici. Ma te guarda questa roba, ma più grosso di te l'artificiale. Guardate, ma devi avere trofi. E trofi tua mamma. Tua mamma è trofi. Invece avevi bella larga per averti sgravato. Bello il lancione. Budget di 30 euro. Il problema è che se 30 euro si prendeva una volta a 25 il tipo, cioè non lo so, il problema è che se compri dalla Cina devi aspettare un mese, da un mese a 2 mesi perché ti arrivi, capito? E se ci devi andare ora al mare,
non lo so. Ti ripeto, sta un pochino anche a te, quel budget lì gestiscilo, vedi un pochino, magari vai nel negozio, senti se c'è qualche offerta. Se vai verso il mare devi cercare di sentire se c'hanno qualcosina di schermato, perché se no li ingaggi col salmastro e ciao. A me serve entro sabato, cioè. Quando si fa la sedia, e se ti ci vuole schermato il prezzo è difficile. Ripeto, ti devi rifare per tempo che dalla Cina con 30 euro lo trovi schermato e di ottima qualità. 30 euro è già in Italia ecco, l'equivalente di un 30 euro in Cina in Italia è un mulinellino da 60, 70, 80 euro. Tanto si va avanti a Brook Trout, ma si va avanti, dai, pianino pianino. Qualcosina si continua a mettere nel saccoccio. Madonna, ma chi è che continua a mandarmi messaggi? Ma l'avete? Ah no, allora va bene. Allora va bene, sono i nostri sponsorizzati, allora va bene. Possono fare quello che vogliono. Tattero tararerola. Via, vediamo se si fa un tuo pesciottino. Poi si va na na. Che domani mattina alle 7 siamo al lavoro. Ah, buon per voi ragazzi che la scuola ve l'hanno tagliata per un virus finto. Invece noi infermieri col cazzo che ci siamo potuti fermare. A lavorare, bestie! Va bene, capi? Da noi meno male ci hanno voluto bene, dove lavoro io è stato un paradiso, guarda. Vedi che vuol dire avere colleghi di qualità e un datore di lavoro coi fiocchi? Ma appunto una creatura di Satana, perché sono un po' scusato. No, via, in questa zona qui è molto meglio. Lunch and runner. Sì. Lo riproviamo a rimettere, vediamo un pochino se gli dà. No, magari sulla sfondano. Ma ti guarda questa cosa, questi errori banali. Però, guardate, o laggiù o lì. Ma che discorsi fa? Se te. Ora voglio vedere se riesco a lanciarla laggiù. Vedi? Ah, perché mo' vedere se chiappo la sponda, maledetto Fishing Planet, quando ti inventi le brodolate. Dai, guarda. Dai, proviamoci, Fishing Planet, fammi sognare. Fammi sognare, Fishing Planet, con i tuoi bug. Sei furbo. Eccolo! Addirittura! Ah, ma perché lì si parla sopra l'albero! Oh, ah, e il filo è già rientrato dentro, tanta roba, eh! Ah, io pensavo sulla sponda, invece no, perché ti lanciava sopra l'albarello. Vai, autorecupero. E via. Allora, tanto il negozio l'ho dietro casa. La scuola la finisco il 30 e poi ho anche gli esami triennali. E me lo immagino da casa! Ma gli esami li fai a scuola o a casa? Perché la scuola a casa sei stato te, avevi detto che giocavi a Fishing Planet mentre c'erano le lezioni, eh? Eccolo! Eccola l'ultima cattura della giornata. Così arriva, prepotente, inquietante, c'ho un mal di schiena. La pensionitudine, speriamo stanotte a dormire mi passi un po' perché. E che è? O che sei? Un lucetto, bellino il lucino. Trophy però ragazzi, dai, si chiude con un trophy Northern Pike. Lo chippiamo, si usce perché è il momento di uscire, quindi se non si esce, si usce, perché se dobbiamo uscire, si usce. Quittiamo, quittiamo, facciamo i fenomeni, tutte queste cose. Taglia del mulo. Ah, caos, io andrei a chiudere. Vi ringrazio, buonasera, tante care cose, catch and release, sito web tirapesca.net, caccia del grano, buonanotte. Ah, in conclusione, ci tenevo a farvi partecipi di una cosa. Allora, sui video di YouTube,
sui video di YouTube c'è stato messo i commenti, no, di persone che mi chiedevano dicendo: Nicola, ma come mai su Twitch hai messo la chat solo iscritti? E io gli ho spiegato che la chat solo iscritti è perché chi caccia il grano dà un supporto concreto ai itinerari di pesca e io voglio dedicare il mio tempo a queste persone. Chi come Raffaele o come Caos o come Ricky sono sempre presenti e danno una mano a livello di moderazione o di intrattenimento, mettendo messaggi sempre a modino educati e cordiali, sono persone alle quali io dedico volentieri il mio tempo. Ma la gente che viene a guardare la live e basta, può comunque usufruirne e mandare anche un messaggio ogni tanto, riscattandolo tramite i pippolini in basso a sinistra, i punti canale. Quindi tramite i punti canale uno, se vuole fare un saluto, lo può fare. Viceversa, chi vuol venire dentro a rompere il cazzo, o paghi per rompere il cazzo, o metti un messaggino ogni morte di papa con i punti canale e noi ti bagniamo al volo appena lo metti. Quindi la chat solo abbonati è un po' per dare rispetto a chi si fa il culo, fra molte virgolette, per darci una mano, e chi caccia il grano, e dargli un piccolo vantaggio rispetto a chi non lo fa. Mi sembra anche giusto. Se uno paga un pochino di più o comunque dà un impegno maggiore, è giusto che abbia un servizio leggermente maggiore. In questo caso è la chat, per esempio. D'altra parte, appunto, ci siamo levati totalmente i rompicoglioni, è stato meraviglioso. Poi, in tutto questo, è naturale che se non siete d'accordo e la cosa non vi piace, c'è questa, la prendete e vi levate dal cazzo. Buonanotte, amici!